Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, terminato quello che avevamo qua da fare in Britannia, diciamo che possiamo anche prenderci la nostra barchetta, che non ricordo assolutamente dove sia. Il fiume è questo tipo. Quindi è tipo. No, ok, qua. Eccolo. Non è facilmente comprensibile, diciamo. Non è super intuitivo. Quanto lontano siamo? Vabbè, siamo abbastanza nei paraggi. Torneremmo a casa per risolvere la questione della sorella di Nefia. Ma a questo punto dovremmo avere tutto a posto. E poi torneremo qua una volta per tutte per risolvere le questioni di Northumbria. Non so ancora con chi mi schiererò dei due, ma ora come ora mi hanno fatto molta più simpatia i Pitti che non quelli di Northumbria, per cui vedremo un po'. Abbiamo abbastanza tempo, non tantissimo. Spero che sarà sufficiente per fare un po' tutto quello che ci eravamo prefissati. Non so, per quello l'abbiamo risolto. Ne ho preso uno. Non ti lascerò scappare. Sta stringendo qualche creatura del mare. Altre che combatte con il pesce per lungo tempo. Soprattutto non. Cioè, vince lui e lo tira su sulla nave. Ok, quindi otteniamo delle provviste. E della roba da casa che hanno prodotto a fine settimana. Quindi erbe, valuable, pappapero. Tra l'altro abbiamo detto che dobbiamo arrivare a 100 di prosperità prima della fine di tutto, per cui se dovessimo andare direttamente con i pitti probabilmente accelereremmo troppo, quindi non andrebbe neanche bene, perché siamo messi come 54 su 100, per cui abbiamo già un po' fatto, ma abbiamo ancora abbastanza da completare. Allora, andiamo un attimo qua ai casi di Nefia, vero? Se non ricordo male. Dovrebbe essere quella, sì. Spero. Sì. Per fortuna mi ricordo ancora abbastanza le cose, nonostante sia passato un po' di tempo l'ultima volta che l'ho registrato. E. Ok, andiamo a parlare qua. Ok, abbiamo distrutto l'oggetto. Appena approdi, Nefia si precipita giù dalla nave per portarla a cura. Quando ti ricongiungi con lei, lei e Björgdis stanno aiutando la sua sorella a bere. Dai, prendi il tuo tempo, fai attenzione a non versare nulla. Va tutto bene? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ora dobbiamo semplicemente aspettare. Non posso ringraziarti abbastanza per avermi aiutato con tutto questo. Non so che cosa avrei potuto fare senza di te. Qualsiasi cosa per un amico. Ti stringe dolcemente la mano e poi ritorna a occuparsi del paziente. Ok, abbiamo finito la quest di Nefia, quindi. Speriamo che sia guarita, quindi. Cioè, se adesso tipo usciamo e rientriamo è guarita? Non lo so. Andiamo un attimo da Hulda, più che altro. Uno, a vedere se ci sono delle erbe là da Hulda da saccheggiare. E in realtà siamo messi abbastanza bene di erbe e di medicine, però sapete che male non fa mai. No, mi sa che non sono mica respawnate. No, ci siamo stati qua non tanto tempo fa. Ma sono dei bambini, non fanno sti versi, vabbè. Per curare me è più caldo, con l'ambaradan che ci siamo presi là con la tipella. Più che altro cosa stiamo costruendo qua? A 3-14 ore finisce Farms 2. Ok, che dovrebbe darmi più 8 di prosperità. Facciamo più 6, il power lo lasciamo da parte, però avremmo visto che comunque è... Non vogliamo puntare a quello.
avremmo dovuto studiarcela meglio sin dall'inizio. Proviamo con Ulda, curaci please, grazie. Così non devo accamparmi. Poi in realtà probabilmente dovremmo accamparci lo stesso, però almeno risparmiamo uno shift, insomma. Va bene. Tra l'altro sono passate delle ore in questo, no? Per lui non abbiamo neanche perso del tempo, è solo un guadagno venire qua da Hulda. No, proviamo a vedere se per caso di Nefia ci dice qualcosa di più. Cioè, perché abbiamo fatto tutto quello che era possibile, ma è quindi è guarita o non è guarita o boh. Non lo so, vediamo un po'. Vabbè, in piedi. È strano essere a casa di nuovo, anche solo per un po' di tempo. Sembra che tutto quello che abbiamo visto e fatto sia una sorta di sogno. Quando eravamo bambini, hai mai immaginato che avremmo viaggiato e combattuto come stiamo facendo? Tutto il tempo. Ero uso, cioè, solitamente mi sedevo sul ponte con i piedi che penzolavano sopra l'acqua e guardavo attraverso l'oceano, pensando che così ci fosse dall'altra parte. Ora lo sai. Non è quello che mi aspettavo. Non è così tanto diverso laggiù, anche se c'è sempre il senso di non appartenenza. Ognuno può dire che siamo stranieri, giusto semplicemente guardandoci. Mi piace, anche il pericolo. Se cado in battaglia a Northumbria o ovunque, almeno combatterò avendo visto un po' del mondo oltre le schierne. Ok, ma non mi dice niente. Ma Ifura sta bene, sembra. Non mi dice più niente, però Ifura sta in piedi, per cui suppongo che sia guarita, no? Speriamo, per cui, allora, direi che... Ah, no, mi sono dimenticato di questa. Porca miseria, dobbiamo picchiare questi tizi qua. Potevamo farlo prima. E poi occuparci di questo. Va bene, dai. Facciamo così. Dobbiamo tornare in là. Forse questa cosa qua ci farà perdere un paio di giorni, perché potevamo... No, in realtà no, perché tanto dovevamo scendere là per forza. Più che altro ci farà perdere gli shift per curare quelli che si feriscono, se qualcuno si ferisce. Ma penso che succederà effettivamente. Ma tanto mi chiedo se siamo verso la fine oppure no. Perché... abbiamo ancora un sacco di punti che mancano alla gente per potenziarli. Ma... ci manca solo più il ramo di Northumbria da fare, immagino. Sapevo. Allora, hanno finito Farmstead, quindi facciamo l'ultima Farmstead quando ci costa 50 e 1000. Ai, non è così. Oh, questo è power, questo è power. Cosa che ci rimane di altro? Di... questo è power e power. Questo Prosperity l'abbiamo già fatto, questo è Power l'abbiamo fatto, avremmo potuto fare la Prosperity a saperlo. Poi dobbiamo fare per forza Prosperity, per cui questo quanto è? 100 di legno e 2 settimane. Questo quanto ci mette? Una settimana. Dai, finiamo questo delle fattorie. Non abbiamo Thrall però. Non abbiamo più. La prosperità del clan è aumentata. Ok, siamo a 72. Che non è comunque abbastanza per poter stare tranquilli. Però in realtà se facciamo le missioni per i tizi là dovremmo guadagnare altra prosperità. Credo, per cui... allora, prendiamo i soliti. Anche se... Gunnar e Aslaifer non sono così tanto felici. E sono tutti leali. Vabbè. E che forse ho sbagliato a prendere, perché loro sono davvero militaristi e quindi
Cioè, mi faceva piacere avere queste sorta di persone, ma non mi amano molto perché sono troppo pacifista in questo run. Tanto sto seguendo un po' di informazioni sullo sviluppo di Expeditions Rome, senza spoilerarmi troppo perché non voglio sapere troppe cose. E sono curioso di vedere quando uscirà e che cosa sarà, perché sembra davvero molto più grande di... Oh, dov'è che sono i tizi? Qua. Allora, mi sono un po' spoilerato questa missione qua, non dovremmo inimicarci nessuno andando a picchiarli. Per cui andiamo a picchiarli. Un po' di exp in più non fa male. No, non so neanche se facciamo dell'exp. Stanno andando, sì. Che questa musica di tensione e terrore. Qua non c'è un mercato di schiavi, tra l'altro, immagino. Sarei potuto comprarne un po' per velocizzare le questioni. Ok, allora. Tra l'altro temo che dovrò tagliare il combattimento perché potrebbe durare per le lunghe. Sono 2, 4, 6, 8, 9, cavolo. Però buona parte di essi sono non armati. Allora io andrei subito, se possibile, su quelli con lo scudo. Ah, però sì. Ci arrivo. No, c'è una roccia davanti. Allora, facciamo così. Ah, non ci arriva su qua. Cioè, c'è di nuovo la roba davanti. Porca miseria. Allora, se facessi un charge su questo, dovrebbe andare abbastanza bene. Se io poi mettessi... Allora, lui riesce per caso a... 95%, dai, vai. Grande. Ragazzi, se io tolgo Gunnar e metto Nepia qua, ne pizzica due insieme. Ottimo. E secondo me dovrei poter tirare giù questo se non ha problemi di scudo. Aia, infatti. Tu vieni qua, Gunnar, please. Allora, Asleif non può fare tantissimo. Allora, ci sono io qua in mezzo ai piedi. Scusa un attimo, ma... Allora, spostiamo Roscoe là, che mi rompo un po' le scatole in questo momento. Nephi non può togliersi, perché sennò si piglierebbe un sacco di pizze in faccia. Nulla, muovo almeno Asleif un po' davanti. Nephia mi sa che adesso si piglia tante di quelle pizze, ma tante di quelle pizze. Mettiamo Roscoe un po' più vicino. Aia. Aia. Demoralize. Ci sono ancora quei due che devono attaccare. Dove va quello? Ah, ha messo interrupt e quello va di nuovo su Nefia. Ah! Allora, con Roscoe farei una curina. Poi ti togli dai piedi, Roscoe. Allora, Nephia qua dovrebbe poterne tirare giù uno e mezzo, ottimo. Poi potrebbe tirarne giù uno da solo, lui. Ha un 95% di shottarlo. Grande.
Molto buono così. Ma perché non possono proprio uscire di là? Cioè l'unica uscita possibile è quella dove ci sta Nefi in questo momento. Allora vai così, scusami. Devo dire. Beh, Nefi se si sposta di qua non dovrebbe avere problemi, no? Se lui viene qua non dovrebbero esserci problemi. Se lui viene qua non dovrebbero esserci problemi. E se Gunnar fa un charge su questo non dovrebbero esserci problemi, no? Aia! Ho visto! Però ha sprecato l'interrupt, per cui gli vado addosso con Azrael. Benissimo, adesso direi che siamo abbastanza tranquilli. Allora, muovo questo qua, giusto per avere un po' più di sicurezza. Roscoe riesce a muoversi un po' più o meno. Aia! Tactical move, demoralize. E che forse la chiudiamo anche in fretta. Allora, direi che tu vai qua. Tu facci un hook su questo. Così che non dovrebbero esserci problemi. Infatti è andato, ottimo. Allora, lui in realtà è un po' fuori dai giochi completamente. Lo sposto qua, tra l'altro è scomodissimo sta visuale qui, aspettate che giro. Allora, Roskva vai qua ed è un curino a Gunnar. Asleif dovrebbe riuscire a pizzicare questo dietro. E l'altro direi che avrà Nepi ad aspettarlo dall'altro lato. E chiunque altro possa essere utile, insomma. Aia! Il tipetto con il coltellino, vabbè, adesso viene giù tanto. Ah, avrei potuto mettere il non lethal, magari si incavolano che glielo ammazzati tutti, eh. Speriamo di no. 18.000, guarda, siamo stati super speedy, eh. Oh grazie, avete salvato la mia famiglia. Ne hai uccisi così tanti? La mia preoccupazione principale era la tua sopravvivenza. Sì, certo, grazie. Non volevo essere non gratificato. Cioè, non grato. Ingrato. Ingrato. Hai fatto quel sacrificio che intendevano loro? Sì, ma a differenza di quello che dicono questi animali, la mia famiglia e io siamo cristiani. Ho solo pensato. Forse ho rischiato troppo. Prendi questo, è quello che mi ha messo nei guai in primo luogo. Ti do un vecchio talismano. Grazie. Ho amici in questa città. Dirò loro quello che hai fatto. Tutti sapranno che sei una buona persona. Ora devo andare a calmare la mia famiglia. Dio sia con te. Ah, ok, beh, ho ricevuto tre punti. Ottimo questo. Andiamo a vedere se per caso c'è qualcosa di interessante. Però. Ok.
Funzione 2. Potevamo mettere il non lethal, effettivamente. Ho già pensato dopo. Quindi vuol dire che ci aumenta la reputazione? No, non ce l'ha mica detto che aumenta la reputazione, in realtà. Detto solo che ci ha dato quel vecchio talismano, abbiamo 3 punti in più. Non è che abbiamo tutti questi punti incredibili. Ah, no, sì. 41, 31, 30, 37. Sì, della roba possiamo spenderla, effettivamente. Ma qua avevamo dei mercanti, no? C'è un mercante di schiavi per caso? Tanti valuable, però. Vediamo cosa vendi. No. Questo? Mi sa che c'erano solo a in Danimarca. Infatti. Visto che non ne troveremo qua in giro. Oh, niente. Detto questo, mi sa che ci rimane solo quello di incontrare il tizio. E quindi dobbiamo uscircene da qua. Ma prima di farlo, io vi saluto perché questo episodio volge al termine. Noi ci vediamo nel prossimo. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto se per caso il video vi fosse piaciuto e iscrivervi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.